con piacere, io credo di aver sempre presenziato a tutte queste manifestazioni, perché è l'11ª questa, e quindi di essere un po' un testimonial di questa manifestazione. Anche innanzitutto per che cosa? Per evidenziare che Carpenedolo ancora una volta si sta caratterizzando non solo per le sue manifestazioni importanti volute in particolar modo dalla Proloquio e dall'amministrazione comunale, quali appunto la fiera, ma questa è un'occasione, la festa del Torrone, per evidenziare anche un'attività artigianale, dolciaria, artigianale, che lega molto il territorio e quindi che porta via un po' alla tradizionale storia di Cremona. Perché non c'è solo Cremona, quindi, ma c'è Carpenedolo. Per noi bresciani questo è un motivo in più di essere fieri di questa occasione e vedere tutta la comunità di Carpenedolo col proprio sindaco, la propria amministrazione comunale, con tutti i protagonisti, i volontari, attorno a una bella manifestazione come questa, con la propria gente, con la propria cittadinanza, non solo di Carpenedolo ma anche di tutta la realtà esterna, fuori dal comune, questo è molto bello. Quindi sia un'occasione in più per aiutarci a uscire sempre più a pieno, con più convinzione dal momento della crisi. Anche perché quest'anno è un anno particolare, l'Italia ha visto l'esposizione mondiale che è stato un buon successo e vediamo che la tradizionalità, i prodotti tipici italiani che siano di ogni singolo paese, comunque è un circuito commerciale che porta fatturato e porta PIL. Direi proprio di sì, quando parlavo all'inizio di attività artigianale, appunto perché il dolce e il prodotto dolciario è un'attività, è frutto di un'attività artigianale, quindi a maggior ragione il torrone, e questo sicuramente c'è da augurarci che anche questo prodotto caratteristico, tra l'altro proprio per la sua italianità, quindi il suo made in Italy in assoluto, e una fattispecie che è quindi made anche in Brescia, no? Sia un elemento di traino appunto delle economia, grazie anche all'esperienza Expo. Siamo vicini a Natale, un auspicio? Un auspicio che Santo Natale porti tanto bene, tanta serenità, tanto amore nelle famiglie, nelle persone, in particolare quelle più sole, che soffrono di più, e quindi a tutti un gran buon Natale e buon inizio dell'anno.